tutti amici, tutto a posto. Oggi è l'8 marzo, la festa della donna, una ricorrenza importantissima. Ma le dirette interessate sapranno quando è stata festeggiata per la prima volta in Italia? Andiamo a scoprirlo. Per una mimosa, per la festa della donna, se mi rispondi velocemente a questa domanda. Da quanti anni si festeggia in Italia la festa della donna? Non lo so, da 50 anni. Boh. Che... No. No, aspetta, lo so. Io no, non lo so. Da quanti anni si festeggia la festa della donna in Italia? Dal 56? Sono parecchi, però non me lo chiedere. Dai, un numero a caso, dillo. No, non te lo dico. 50? Da quanti anni si festeggia in Italia la festa della donna? Non lo so. Perché si festeggia la festa della donna? In onore di quelle donne che furono vittime in una fabbrica di qualche lavoro, non so. Sicura? No. Non sei sicura? Però la risposta è esatta. Perché si festeggia la festa della donna? Perché... Cosa fa la donna senza l'uomo? Perché si festeggia la festa della donna? Per l'emancipazione femminile. Per sottolinearne l'importanza. Quindi è una commemorazione alla fin fine. Per questa cosa. Che si festeggia la festa della donna? I diritti delle donne, credo. Boh. Perché fu accesa, diciamo, una fabbrica, cioè delle donne per rivoltarsi perché erano sfruttate per il lavoro, così. Perché per ricordare le donne morte in una fabbrica bruciate, un incendio. Perfetto, la mimosa è tua, complimenti e auguri. La mimosa è tua e tanti auguri. Grazie. Va benissimo, sei molto simpatica e vi guadagnate una bella mimosa. Tanti auguri. Ogni promessa a debito, la mimosa è tua e tanti auguri. Per girar la testa.